è la volta di un personaggio veramente particolare, perché è un professore, quindi come tale legato all'ambito accademico dell'Università di Bergamo. Questi interrogativi, che proprio perché spesso sono interrogativi, la scienza accademica tende semplicemente a mettere da parte, a accantonare. Perché il problema è questo: quando la scienza accademica non è in grado di fornire risposte e quindi si trova in qualche maniera o a mal partito o addirittura senza avere nessuna possibilità di dare qualche tipo di spiegazione, che cosa si fa? Si ignora, è più semplice, più comodo. Questo non è molto bello, però purtroppo succede da tanto tempo. Ecco, il professore Emilio Spericato tante volte si è calata in questa cosa e tante volte ha, diciamo, pubblicato lavori pregevolissimi. Lui ha una tendenza, a parte alcuni dei suoi articoli che sono più volte venuti fuori a suo tempo sulla nostra rivista Archeo Misteri, ma lui si muove in una maniera più consona all'ambito scientifico cui appartiene. Lui più delle volte scrive in inglese e si rivolge ai suoi colleghi della comunità scientifica e accademica in lingua inglese. Infatti tanti lo conoscono, forse dovrei dire più all'estero che in Italia, ma questa è una vecchia storia. Nemo profeta in patria. Mi dici quando sei pronto? Beh, innanzitutto dovrei dire che alla fine di ottobre ho terminato un anno sabbatico e sto facendo l'ultimo anno presso l'Università di Bergamo, e che grazie anche al professor Paleari, che per certi aspetti è un rettore inusuale, è il più giovane dei rettori italiani ed è il presidente della commissione accademica dei rettori, quest'anno otterrò, a caso unico in Italia, un corso di 20 ore sui risultati delle mie ricerche in questo campo. Saranno 20, quindi lezioni e conferenze. Mentre si avvia il tutto, io volevo ricordare, limitandosi a una produzione di tipo italiano, che tu hai fatto uscire tre libri. Beh, dunque, nel corso di questo anno sabbatico sono usciti 4 miei libri, di cui uno dedicato a 108 stelle della lirica, uno dedicato alla prima traduzione dal latino di un'opera dimenticata, la cosmografia di Pseudoeticus, che ha la caratteristica da una parte di confermare la mia identificazione dell'Eufrate del Genesi con l'Indo, è il Bharata indiano, dall'altra contiene per la prima volta evidenza di conoscenza di fiumi del Tibet e della Cina da parte del mondo romano. Un altro riguarda, diciamo, la pubblicazione di un libretto d'opera, La Tunguska misteriosa, di cui accenderò oggi, che è in fase di orchestrazione e che penso sarà debuttato nel giro di un anno, forse, a Tomsk, in Siberia. E l'altra è la seconda edizione del mio libro su Atlantide e l'Esodo, con due piccole aggiunte, ovvero la spiegazione di come mai Platone dice che Atlantide era costruita in un luogo difeso dai venti, punto misterioso su cui nessuno ha mai scritto per quanto mi risulti, e l'altra la spiegazione sulla base di quanto mi ha detto Bilbino del fatto che non ero riuscito a spiegare, ovvero del passaggio di Mosè fra due pareti di acqua. Bilbino mi ha detto che questa affermazione nella Bibbia non esiste, è un'aggiunta dei traduttori, la Bibbia parla semplicemente che le acque costituivano una protezione. Bene, oggi parlerò, farò una breve rassegna in cui ci saranno però dei risultati completamente nuovi su cui devo ancora scrivere un articolo, di uno dei tre tipi di interazione fra il nostro pianeta e oggetti extraterrestri. Da quando ho cominciato a lavorare in questo campo, l'astronomia è stata completamente rivoluzionata da questo punto di vista,
Allora pochi credevano all'esistenza di pianeti extrasolari, ora ne sono noti più di 4.000, di cui 200 in zona abitabile. Inoltre si è fatta una scoperta clamorosa di cui parlerò in relazione alla prima delle quattro catastrofi memorizzate dai Maya, e inoltre accennerò a quella che è ancora una scoperta più clamorosa effettuata quando la sonda Venus 5 è passata, dopo aver esplorato Venere, vicino a Giove e a Saturno, trovando che la massa del nucleo di Giove è più piccola della massa del nucleo di Saturno. Un fatto totalmente inatteso, e per cui l'unica spiegazione ragionevole, a meno di esoteriche spiegazioni, è un impatto che abbia espulso nello spazio una grande parte della massa del nucleo di Giove. E questo immediatamente dà una spiegazione a tutta una serie di dati mitologici, e inoltre spiega anche cose che hanno colpito il pianeta Terra. Allora, dedico questo lavoro a Vladimir Rubtsov, un accademico ucraino che ha scritto uno dei più meravigliosi libri che abbia mai letto di astronomia, per la chiarezza di esposizione, la documentazione e anche il coraggio di fare delle proposte alternative e al di fuori di quelle generalmente considerate. È la conclusione di questo libro, che è stato pubblicato da Springer nel 1908, e che l'evento della Tunguska è ancora completamente inspiegato. Tenete conto che sulla Tunguska, un'esplosione nell'atmosfera nella Siberia occidentale avvenuta nel 1908, sono stati scritti almeno 50 volumi e 1000 articoli che nessuno in Occidente legge, perché sono in russo e non tutti in Occidente conoscono il russo. Io ebbi dei contatti con lui, fra l'altro fu invitato da Alfred De Grazia a un convegno ad Atene in cui purtroppo non potei partecipare, e lo invitai anche a venire a Bergamo per una collaborazione, dato che lui non ebbe nulla da obiettare ai miei lavori di tipo astronomico, che ora sono pubblicati principalmente in Russia. Tuttavia, proprio mentre stavo lavorando al visto e alle pratiche per il suo arrivo, mi è arrivata una notizia che non stava bene, che mi avrebbe ricontattato. Poi più nessuna notizia, poi ho saputo che 3 mesi dopo era morto. Comunque, a Rubtsov ho anche dedicato, come a De Grazia, il mio primo libretto d'opera, che attualmente è in fase di orchestrazione da parte del compositore veneto Vittorio Vedovato. L'orchestrazione è quasi completa. Curiosamente, qualche mese fa, mentre avevo terminato di scrivere un articolo sulla più grande genio musicale donna di ogni tempo, che è Maria Felice Algarsia Malibran, morta a 28 anni per una caduta da cavallo, straordinario soprano ed altro, mi arriva dalla città di Tomsk, che è la più antica città siberiana, dotata di un teatro d'opera, centro accademico, un messaggio con riferimento ai miei lavori da parte di una Maria Felicia, una fisica che però era anche pianista e soprano come la sorella, e che, dato che in Italia non si trova tanto da lavorare, adesso è andata a lavorare in Siberia, e quindi penso, cioè, diciamo, ho già attivato una collaborazione. Lei si occupa in particolare di gravitazione. Io spero di terminare la mia carriera scientifica con un lavoro che sviluppi la teoria di Euler-Lussage sulla gravitazione, che è l'unica che spiega perché i due corpi si attivino. E grazie all'aiuto di questa fisica e il soprano, spero che l'opera possa essere debuttata a Tomsk. Tomsk è la città più vicina al luogo dell'esplosione della Tunguska. Questo è Vladimir Rubtsov, in fondo vedete sul mare Atene, e il mare così dopo il Pireo. Cosa è successo nel 1908?
Nella mattina del 30 giugno ci fu un'esplosione sopra uno dei tre affluenti centrali che entrano nello Ienisei provenendo da est e attraversando una zona praticamente spopolata di una taiga. Apparentemente nessuno morì fra i pochi abitanti che erano della tribù dei Tungusi o Evenchi. La foresta fu distrutta su 2000 km quadrati, non si è trovato nessuna cratere convincente, l'esplosione probabilmente è avvenuta nell'atmosfera forse a 8 km e la presenza di materiale, di sferule come di terre rare, di metalli che si trovano negli asteroidi soprattutto, come l'iridio e il niobio, indica che ci fu un'esplosione di materiale extraterrestre, forse una cometa, forse un asteroide, un oggetto di dimensioni stimate sui 50 metri, non molto grande, comunque una potenza esplosiva variamente stimata diciamo sui 100 megatoni. Tenete conto che un oggetto simile, il cui nome è Apophis, si trova in un'orbita che fra una dozzina di anni potrebbe portarlo a esplodere nell'atmosfera della Terra o a impattare. Nessuno è assolutamente in grado di calcolare quello che avverrà e si tratta di un oggetto con dimensioni 10 volte superiori, quindi potenzialmente un'energia 1000 volte superiori, quindi invece di 100 megatoni, 100.000 megatoni, il che costituirebbe un evento sicuramente distruttivo e forse tale da bloccare lo sviluppo della civiltà e così via. A causa di questo fatto nessuno ne parla e la cosa che ho trovato assolutamente incredibile è che Andrea Milani, il matematico pisano, che è il responsabile del gruppo internazionale che fa i calcoli, pensava che Apophis fosse il nome preso da un film di fantascienza. I riferimenti all'Egitto, all'Apophis, dio negativo, essere negativo egizio, erano completamente assenti. Bene, ci sono state delle caratteristiche notevoli in questa esplosione, ad esempio gli alberi che si trovavano sotto il punto dell'esplosione restarono in piedi, persero i rami e sono tuttora in piedi senza nessuna traccia di essere marciti. Cioè, come se fossero stati sterilizzati contro gli effetti normali per cui un albero marcisce. Beh, ci sono alberi come il cedro d'Odara che possono resistere 300 anni senza marcire e gli alberi del sapote possono proseguire per più di 2000 anni in condizioni intatte. Però quelli sono alberi che non hanno queste caratteristiche. Inoltre si è avuto evidenza di mutazioni genetiche in formiche e nel numero di foglie di certe conifere che è variato. Un fatto molto interessante è che la popolazione di questa zona, negli anni 60 l'Accademia Sovietica fece un'indagine presso tutti coloro ancora in vita che si ricordavano di questo evento quando erano ragazzini. Generalmente le cose che uno memorizza, vede da ragazzino, tendono a conservarsi abbastanza in modo preciso e i risultati sono due, che ci sono due linee da cui arrivarono due oggetti, non uno solo ma due, uno da est e l'altro da sud-est, e inoltre che il suono dell'oggetto si sentì molto prima dell'arrivo. E questo è un fenomeno particolare che indica che l'oggetto si muoveva a velocità subsonica e quindi era preceduto dal suo suono. Inoltre c'è anche un'evidenza un po' meno certa che dopo l'esplosione qualche cosa continuò verso il nord. Se l'esplosione fosse avvenuta sul Belgio avrebbe completamente devastato, ampiamente devastato il Belgio. La zona in cui è caduto è una zona con
qui ci sono delle province siberiane che hanno meno di un abitante per chilometro quadrato e quindi non ci sono stati noti morti. La questione, che viene alzata prima posta da un accademico sovietico e poi valutata così con attenzione ma senza conclusione da parte di Uzzo, è se sia stato un oggetto naturale oppure un oggetto artificiale, ad esempio due astronavi che per qualche motivo abbiano avuto una collisione, oppure tre, una terza che le seguiva. Ora, il mio libretto è stato suggerito nel maggio del 1910, quando un soprano di coloratura che conoscevo si trovava in tournée in Ucraina, dove era residente Rupso, di cui avevo letto da poco il libretto. Questo è stato il motivo per cui mi è venuta l'idea, e posso dire che il primo atto di questo libretto è quello a carattere romantico e che ho scritto tutto di un getto. Mi alzo una mattina, mi metto al tavolo, entro 3 ore ho scritto il primo atto del libretto. E di cosa tratta? Tratta di un libraio della città di Kazan, che è una delle principali città russe dal punto di vista della cultura, è anche il luogo dove era nato Shalyapin, è una città che era centro dei Tatari, quindi una città in parte russa e in parte orientale come popolazione. Questo libraio compra da un sufi di passaggio il libro di Radloff, che è sconosciuto, che però è stato tradotto recentemente in inglese, un libro del 1820, da Ami de Grazia, dalla moglie di De Grazia. Questo Radloff era un filologo tedesco della straordinaria cultura, forse aveva letto praticamente tutto quello che c'era di latino e di greco da leggere, e raccoglie tutta una serie di informazioni sugli eventi catastrofici dell'antichità, tentando anche di datarli. E ci ho trovato delle cose che non avrei trovato da nessun'altra parte, perché ad esempio chi sarà mai in grado di leggere il corpus dei commenti a Omero o a Virgilio o così via, o le 400 lavori di Proclo, dei quali ben pochi sono stati tradotti dal greco? Probabilmente moriremo senza aver letto l'integrale di Proclo. Bene, e allora lui compra questo libretto, e poi c'è una parte più romantica in cui lui discute certe cose con una italiana che aveva incontrato, guarda un po', a Firenze, un soprano degli occhi verdi incontrata a Firenze. Il secondo atto invece ha come protagoniste due tunguse, due sciamane tunguse, madre e figlia, le quali si alzano la mattina avendo la sensazione che sta per succedere qualcosa. Esprimono quello che sentono, la madre ricorda che ci fu una cosa simile quando nel 1883, quindi 25 anni prima, all'epoca dell'esplosione di Krakatoa. Nel terzo atto c'è poco di canto, è un recitativo in cui la coppia De Grazia e la figlia di Salvador de Madariaga, che è stato uno dei maggiori storici del Novecento e che io ho conosciuto tempo fa, discutono il problema generale dell'interazione fra la Terra e oggetti celesti. Bene, ci sono due arie nel secondo atto che vanno cantate in tunguso. I tungusi sono il popolo al mondo con la maggiore ricchezza di sciamani. I sciamani più importanti dell'Asia sono tungusi. E voi tutti saprete che vicino a Campegine vive Riccardo Bertani, un pastore che all'età di 15 anni si appassionò di lingue, in 40 giorni imparò il russo e poi è andato avanti, attualmente conosce circa 140 lingue,
ha scritto 70 dizionari, tra cui l'ultimo è il Rutulo. I rutuli di cui parla Virgilio sono presenti tuttora nella loro terra originaria del Caucaso, e un migliaio di pubblicazioni, tutte di un livello estremamente valido. Allora io lo contattai chiedendogli di tradurre due aree in tunguso e lui mi disse: guarda, c'è di meglio, dopo l'esplosione gli sciamani tungusi si trovarono e scrissero un poema relativo all'evento, e me lo ha mandato in tunguso con la sua traduzione in italiano, e ci sono quindi due arie prese dal poema degli sciamani. Questa è più o meno la zona della Siberia dove c'è stata l'esplosione. Dunque, a sinistra la prima parte della Siberia occidentale è una pianura piena di paludi, di laghetti, che è drenata da Lob ed è ricchissima di petrolio, che è stato trovato con la nuova teoria sovietica dell'origine del petrolio dai minerali e non da materiale inorganico. Qui si trovano due città importanti, che sono fra le più antiche, sono appunto Tomsk, come dicevo, e non lungi c'è Tobolsk, che è interessante perché all'inizio dell'Ottocento un matematico russo, Alabiev, fu mandato in prigione a Tobolsk, e mentre era in prigione scrisse l'aria dell'usignolo, che secondo Tchaikovsky è la più bella aria musicale che sia mai scritta e che è ampiamente usata all'interno dell'opera su cui sta lavorando. Qui è una parte, non siamo proprio al centro, sono ancora non marciti dopo 100 e più anni gli alberi, le conifere che erano state abbattute. Bene, ci sono stati altri eventi tunguska a memoria di uomo? Ne vediamo adesso alcuni, diciamo, di lieve importanza, per poi arrivare alla fine a quello più drammatico forse, perché porta a riscrivere Genesi. Allora, nel 1178 tre studiosi di Canterbury, tre monaci, erano fuori, era una bella notte, videro una fiamma scaturire dalla luna. Poi ebbero l'impressione che la luna tremasse e cambiasse colore, diventasse più scura. Bene, nella zona nord della luna, presso uno dei poli, è stato trovato, da qualche anno, un cratere di 22 km di dimensioni chiamato cratere Giordano Bruno, che sembra essere recente. Quindi è stato ipotizzato che questo cratere si formò nel 1178 e una parte del materiale associato all'oggetto impattante, perché gli oggetti che impattano non sempre sono un blocco unico ma si dividono in tanti pezzi, tenete conto della cometa Schumacher-Levy che si spezzò in più di 20 pezzi, alcuni molto grossi, altri molto piccoli. Allora, mi sono chiesto se è possibile che alcuni di questi oggetti siano finiti sulla Terra, dando luogo a delle discontinuità. Non c'è evidenza che siano finiti in Europa, diciamo nel mondo occidentale, mentre c'è una notevole evidenza nella regione pacifica. Una sono i criteri Tapa Nui, che si trovano nell'isola meridionale della Nuova Zelanda, dove è noto che ci fu un incendio delle foreste e in quel periodo scomparve l'uccello Moa, che di solito si dice scomparve perché c'è stata una overhunting, però potrebbe essere scomparso in queste condizioni. Inoltre c'è l'evidenza di una variazione del nino lungo la costa del Perù, che ha dato luogo a delle piogge intensissime che hanno praticamente dissolto più di metà delle piramidi di terra che si trovano nel Perù, sulla costa peruviana nord, a Lambayeque, e che furono studiate da Thor Heyerdahl per alcuni anni. Sono piramidi dal volume superiore a quello della piramide di Cheope, però altezza limitata a 70 metri.
In questo periodo sappiamo che gli Aztechi, nel momento in cui arrivò Cortés, si trovavano da solo 300 anni nella zona di Tenochtitlan, in quella loro città che occupava un'isola dentro un lago circondata da montagne a 2000 metri d'altezza, un posto molto ben difeso da tsunami, e c'è evidenza che loro venissero da una regione lagunare sulla costa chiamata Aztlán. Poi c'è anche evidenza che molte isole, quasi tutte le isole del Pacifico, siano state devastate e che ci fu un arrivo all'isola di Pasqua di popolazioni della Melanesia che per un po' convissero con le popolazioni precedenti che erano di alta statura, avevano le orecchie forate, eccetera, eccetera, e che si erano probabilmente salvate nel luogo sacro che è sulla cima di una montagna alta circa 800 metri che si trova all'isola di Pasqua. Una, diciamo, convivenza che poi portò alla ribellione dei melanesiani che hanno sterminato tutti, tranne uno, gli abitanti precedenti. Poi cosa che ho notato visitando il Royal Ontario Museum, un libro che è stato appena tradotto, che dice che Gengis Khan, quando era ragazzo, vide un segno nel cielo che fu la predizione, gli fu detto, questo predice che tu diventerai il padrone del mondo. Questo è il cratere Giordano Bruno. Queste sono ossa sulla destra dell'uccello Moa che arrivava a 5 metri di altezza. Non so le uova come erano. Qui abbiamo la zona di Lambayeque con i resti tutti erosi dalla pioggia, di piramidi gigantesche. Ho trovato piramidi simili come volume, si trovano anche loro molto alterate, nella zona del Tennessee e dell'Ohio, la quale fino a metà del secondo millennio era centro di una civiltà con una città di forse anche 100 km quadri di dimensione, una rete stradale molto particolare che li collegava con l'isola superiore, dove nell'isola reale, dentro l'isola superiore, c'è una miniera di oro nativo assolutamente straordinaria, miniera che fu abbandonata con centinaia di lingotti che sono stati abbandonati e poi ritrovati. Qui voi vedete, questa è una mappa antica, quando c'era ancora il lago Texcoco, all'interno c'era la città di Tenochtitlan, che era più grande di qualunque città europea a quel tempo, almeno 200.000 abitanti, e che fu poi, la popolazione fu distrutta da Cortés, il quale si alleò con le tribù che stavano attorno. Qui abbiamo anche le isole Hawaii, a sinistra sono le isole Hawaii, a destra è l'isola di Pasqua, al centro c'è questa montagna sacra, poi vedete questi due lobi, in uno di quelli si rifugiarono le popolazioni più antiche, quando ci fu la ribellione avevano fatto anche un muro, però il muro era di legno, fu incendiato e ci fu il loro sterminio. Le Hawaii sono notevoli perché i re delle Hawaii dal 1178 in poi si chiamarono come coloro della luna che ha cambiato colore. E qui abbiamo Gengis Khan, che pare abbia portato alla morte non meno di 60 milioni di abitanti dell'Asia, di cui 40 milioni della Cina a nord del fiume Giallo. Lui odiava l'agricoltura, quindi sterminò tutti i contadini a nord del fiume Giallo per avere a disposizione dei pascoli, perché la vita dei pastori era considerata quella superiore, poi le cose sono cambiate, però sta anche scritto, sappiamo anche la stessa cosa, capitò in Egitto quando il delta fu devastato, all'epoca, secondo la mia teoria, dell'esodo, fu devastato dal diluvio di Deucalione, la popolazione fu sterminata, che significa il 98% della popolazione dell'Egitto fu sterminata da un evento naturale, e chi era arrivato da est, ovvero quelli che durante il secondo regno erano chiamati gli Amu,
che nella Bibbia sono chiamati Amalek, che è la stessa cosa, e che sono chiamati anche Ixos, ovvero i re, non pastori, ma i re dei cavalli. E questa popolazione utilizzò il delta a lungo. Bene, torniamo indietro e arriviamo ad un evento che è ancora relativamente poco noto per quanto riguarda il luogo in cui fu più drammatico, che è la Cina, più che il Mediterraneo. Verso il 536 è noto che parte la cosiddetta pestilenza di Giustiniano, accompagnata da terremoti, dalla visione di comete, eccetera, e secondo Gibson il 90% della popolazione attorno al Mediterraneo muore. Ma le cose sono peggiori in Cina, dove il tempo umido e freddo bloccò completamente i raccolti, la popolazione morì di fame, qualcuno si diede al cannibalismo e l'imperatore commise suicidio, perché è l'imperatore che deve garantire buon rapporto con il cielo. In questo periodo è probabile anche, però non è, che una tribù dall'Asia orientale, chiamati Tatari da Blas Valera, nel documento che è tornato a conoscenza circa 30 anni fa nella biblioteca della nobildonna Clara Micinelli, arrivano in America, dove si scontrano con altri che arrivavano da Occidente, in una guerra che sconfigge gli occidentali, bianco vestiti, non muoiono tutti, si mettono insieme e formano gli Incas. Ora, quale sia la causa è ancora un problema non noto, perché ci sono varie ipotesi. Una è quella di una eruzione vulcanica straordinaria che ha separato Sumatra da Giava, lasciando un'isoletta che è Krakatoa, la quale nel 1883 è ancora esplosa, lasciando comunque un residuo che è ancora vulcanico. Un'altra ipotesi più recente è quella o di un impatto o di un evento super Tunguska sulle coste dell'Indonesia. Comunque il problema è aperto, ve lo do come compito da risolvere a casa e poi mi mandate la soluzione. Krakatoa è molto interessante per una serie di motivi, per un motivo soprattutto che incredibilmente nessuno pare conoscere. Il motivo è che quando si pubblica un articolo scientifico, un libro, dopo 5 anni più nessuno lo legge. Sono pochissimi coloro che leggono i libri scritti nel 700, nell'800 o anche gli articoli. Allora, nel 1883, qui sbagliato, ci fu anche un'eruzione tipo quella di Tera Santorini, in cui a un certo momento la caldera, cioè la camera sotterranea da cui usciva il materiale espulso, collassò nell'oceano. Dopo qualche decennio fu fatta un'analisi dei resti dell'eruzione, del materiale depositato dell'eruzione, e la cosa estremamente interessante, che nessuno sembra riconoscere, però andate a prendere gli atti del convegno dei geologi del Pacifico del 1929, forse ce l'avete a casa, non l'avete mai consultati, dice che le pomici, che normalmente hanno un colore chiaro, rosa, nel momento in cui ci fu il collasso, e quindi le pomici si unirono con l'acqua, entrarono in contatto con l'acqua, divennero colore sangue. Ora, un evento simile probabilmente è capitato molte volte dall'altra parte dell'oceano Indiano, cioè dalla depressione di Dankalia, che è profonda 150 metri, è la zona più stabile del mondo, e ci sono circa 100 vulcani, di cui alcuni sono di pochi metri di altezza, il più alto sfiora i 2500 metri, e essendo questa zona quella più stabile lungo la grande depressione
che va, diciamo, da Baalbek e scende fino quasi all'Africa meridionale, entra spesso in eruzione. E la Dankalia attualmente è il fondo, è tutto coperto di sale che viene sfruttato e portato all'interno dell'Africa. E allora probabilmente per una serie di motivi non era solo sale, era acqua salata. E quindi queste eruzioni, il materiale espulso dai vulcani di altezza inferiore, sicuramente interagendo con l'acqua, può avere dato luogo a pomici rosse. Ora, che fanno le pomici? Le pomici che sono emesse dalla Dankalia essenzialmente vanno da due parti, in Etiopia, e se vanno nella parte nord dell'Etiopia entrano nel bacino del fiume Azzurro, quindi finiscono nel Nilo e coloreranno il Nilo di rosso. All'epoca di Pompeo Trogo, Giustino, che riferisce alcune cose dal libro perduto di Pompeo Trogo, dice che all'inizio dell'esondazione, per un paio di giorni, le acque del Nilo erano rosse, a causa evidentemente della presenza non ancora eliminata di queste pomici. Ma le acque finiscono nell'oceano, e le pomici sono leggere, galleggiano, tendono ad aggrumarsi, a formare isole ben note. E quindi è probabile che ci siano state isole galleggianti rosse, e questo ha dato il nome all'oceano indiano come Mare Rosso, nome che poi è sopravvissuto soltanto nella parte fra l'Egitto, Sudan e l'Arabia, forse associato al corallo che è rosso nel Mar Rosso, mentre nei Caraibi il corallo è di tre colori. Fra l'altro è uscito recentemente un libro pubblicato in America sulle isole galleggianti e l'autore non aveva assolutamente nessuna idea di questo fatto. Qui abbiamo Krakatoa, qui vedete che c'è la parte collassata, resta ancora una parte, qui invece è lo stretto fra Giava e Sumatra, che potrebbe essersi aperto, e fra l'altro ci sono delle mappe Tolomeo, pre-Tolomeo, in cui Giava e Sumatra sono indicate come una unica isola. Qui ancora Krakatoa, quello che resta, che ha delle fasi più o meno limitate. Torniamo indietro e andiamo ad una scoperta recente. Di cui ho saputo da Gunnar Heinzon dell'Università di Brema, collaboratore che è noto soprattutto per avere scritto e affermato che la cronologia post Cristo dovuta a Scaliger è sbagliata di 600 anni, perché Scaliger ha allungato i tempi e ha duplicato certe dinastie. Quindi dinastie di imperatori romani si ritrovano presso imperatori germanici, quindi siamo verso il 1400 adesso, non nel 2000. Sono lavori abbastanza complicati che sono partiti in realtà in Russia con lo statistico Fomenko e il suo gruppo, prima in Siberia e poi a Mosca, che anche lui ha giunto a conclusioni sul fatto che le cronologie siano sbagliate. Bene, si è scoperto che verso il 280 a.C. c'è evidenza di un'esplosione tipo Tunguska, non Super Tunguska, nella zona della Baviera, a sud di Monaco, che ha formato molti laghetti che sono poco profondi, e questa affermazione si basa in particolare sulla presenza sempre di iridio e altri metalli speciali che si trovano negli asteroidi. L'esplosione deve aver incendiato le foreste, terrorizzato le persone e spinto gli abitanti che non erano germani ma celti, soprattutto verso la Galazia, che raggiunsero dopo essersi consolati della partenza saccheggiando il santuario di Delfi. Questo è il lago di Cense. C'è anche in uno dei cantici di Davide, nel secondo libro di Samuele, c'è una frase che potrebbe riferirsi al
non è chiaro assolutamente per me, la metto perché qualcuno me l'ha, mi ha detto di guardarla, c'è questa frase che sembra potrebbe essere riferita al futuro o al passato. La terra trema, si vede un corpo infiammato, il cielo si divide, si formano nubi scure, scende un buio e si vede il fondo del mare, come se ci fosse stato uno tsunami, che come voi sapete lo tsunami porta a un temporaneo ritiro dalle acque e poi al ritorno. Io sospetto che il riferimento sia all'evento di Tifone e probabilmente a qualche libro di Giobbe che si è perduto. Poi quello che è l'esplosione super tunguska più importante su cui ho lavorato alcuni anni fa è quella di Fedonte, lo splendido, che appare come struttura oggetto pacifico in Lampo insieme con un secondo compagno, Lampos, visibile prima dell'alba, chiamato figlio dell'aurora. Lampo e Fedonte potrebbero essere varie cose, potrebbero essere oggetti Kruisn entrati in orbita terrestre, avvicinati alla Terra. Cosa sono gli oggetti Kruisn? Sono oggetti scoperti da poco, come integrazione di quanto dicevo sul fatto che l'astronomia cambia in continuazione. Kruisn è quello che ne ha scoperti. Voi sapete che c'è un punto lagrangiano in cui si vanno anche a piazzare satelliti, eccetera, in cui l'attrazione gravitazionale terrestre è uguale a quella solare. In questo punto un oggetto non è che resti proprio fermo, ma un movimento oscillatorio. E potrebbe essere che di oggetti ne sia più di uno, in questo momento ne sono noti due, e non sono piccoli, uno di 8 km e l'altro 12 km di diametro. Può darsi che in passato ce ne fosse una nuvola, per dei motivi, vabbè, su cui mi fermo. Come sia morto, finito Lampo, per quanto mi risulta, ma la mia conoscenza della letteratura greca è incompleta, non si sa. Io suppongo che sia impattato sull'Africa del Nord, sul Sahara, e questo impatto abbia attivato le eruzioni dei vulcani della Dancaglia. Invece per quanto riguarda Fedonte, vabbè, abbiamo una spiegazione definitiva in Paolo Orosio, che dice che secondo i pagani Fedonte è stato la causa di Deucalione, degli eventi dell'esodo, di mutazioni climatiche e di migrazioni di popoli. E in questo ambito è possibile spiegare l'esodo. Però non mi voglio fermare qui, perché altrimenti proseguo. Semplicemente dicendo che Fedonte a un certo momento esplode, dopo essere passato forse sulla radia nord occidentale, in cui ha una frammentazione, cadono dei detriti, e se voi volate su quella zona vedete che la sabbia del deserto cambia improvvisamente da bianca a rossa e poi torna bianca, e gli wadi tuttavia non portano nulla di rosso, come se questo rosso fosse di origine recente. Un'osservazione che ho fatto durante il mio ultimo viaggio di rientro da Loman verso... Bene, esplode sull'Eridano. Ora sta scritto in molti autori antichi ed è ovvio che l'Eridano su cui esplode non è il Po, ma è il fiume Eider, che come forma corrisponde perfettamente alla costellazione Eridano. Inoltre l'esplosione sconvolge il fondo del Mar del Nord, facendo uscire Ambra, che si trova in quella zona, ma si trova nell'Adriatico. E ancora nel Medioevo le tempeste portavano sulla riva blocchi di ambra del peso di quintali, e gli abitanti delle coste della Danimarca meridionale e della Germania da quelle parti si riscaldavano con l'ambra. I romani prendevano solo l'ambra della migliore qualità. Ok, questa esplosione provoca
la propagazione di un'onda di calore che incendia le foreste della Germania e di un'onda di pressione che, arrivando al di là dell'Italia, più arrivando sul Mediterraneo, spinge a sud le acque del Mediterraneo, dando luogo al diluvio di Deucalione, che ha due effetti importanti. Uno, come dicevo, è quello di invadere completamente il delta. Circa 5 anni fa i geologi hanno scoperto che l'acqua del Mediterraneo è arrivata oltre le piramidi di Giza nella valle. Una scoperta che è esattamente quello che io mi attendevo. Si trova nel libro del tsunami scritto da un americano. L'altra è di spingere le acque del Mar Rosso a sud, abbassando il livello a nord e permettendo quindi a Mosè non di passare il Mar Rosso, cosa che non ha mai fatto, ma di bypassare il punto in cui il sentiero che doveva seguire si trova scavato lungo un costone montuoso di circa 10 km a nord della pianura di Nuweiba e che era bloccato dalle frane dovute ai terremoti precedenti. L'esplosione avviene di notte, lui conosceva la zona, vede anche qualche cosa perché un'esplosione di quel tipo illumina il cielo e quindi lui si porta al di là del punto bloccato. Fra l'altro, dando un'occhiata al mare davanti a Nuweiba, vede che è emerso un ponte sottomarino che si trova a pochi metri sotto il livello del mare e quindi dichiara che il mare è diviso, che è vero solo per la zona del mare, in prossimità della costa. Quando il faraone la mattina cerca di seguirlo, le acque rientrano. Ma nel Mar Rosso la distruzione principale non è stata quella delle poche centinaia o del migliaio di soldati del faraone. Il faraone non aveva problemi a combattere contro un gruppo di 30.000 persone che erano la stragrande maggioranza donne, vecchi, e i giovani erano quasi tutti, non erano ebrei, erano egizi, e quindi ci sarebbero subito portati dalla sua parte. E la parte dello Yemen, per 300 anni da allora lo Yemen è disabitato, forse più di 1 milione di morti nello Yemen, e le isole davanti fra lo Yemen e l'Eritrea definiscono il Bab el Mandeb, la porta della lamentazione, il ricordo di questo evento assolutamente clamoroso. Vabbè. Qui vorrei fare vedere, a sinistra vedete un'eruzione in Dankalia, a destra la regione della Dankalia, che fu studiata particolarmente negli anni 30 dal barone Franchetti, che era un veneto molto ricco che ha finanziato questa, era una persona molto seria, molto coraggiosa, e fece la fine di Balbo. Dava fastidio o al duce o a qualcun altro, e quindi gli hanno messo una bomba nell'aereo quando è ripartito da Tripoli ed è morto. Qui vedete la zona del Sinai. Nella mia teoria è evidente che Mosè è partito da Goshen, che si trova subito a destra di quella zona verde che è il delta, ha seguito tutta la costa fino in fondo dove vedete così un promontorio che è il Baal Sefon biblico e il Ras Muhammad di adesso, promontorio che era dove c'era un porto dei navigatori indiani, c'era un santuario, era pieno di oro e Mosè ha rubato quest'oro, se l'è preso e appena il faraone l'ha saputo è andato a punirla, è Mosè che tradisce la parola, non è faraone. Poi risale e va verso Nuweiba, che è quel puntino bianco dove arriva il faraone in nave, ovviamente non ci va a piedi seguendolo o anche a cavallo. Qui vedete la zona occidentale abbastanza ricca di acqua, inoltre ci sono gli etiofagi che potevano anche fornire del materiale. Vedete meglio la zona di Ras Muhammad. Come si chiamavano i navigatori indiani? In India ci sono due tipi di grandi navigatori. Il nome generale è Pani, che in sanscrito vuol dire acqua, e vuol dire acqua oggi in Bengali, in Hindu, in Urdu, ma erano divisi in due classi. Quelli che venivano dall'India sud-occidentale si chiamano tirani, che vuol dire potenti, da cui le città che fondavano, Tiro, Tirinto, Tur, qui c'è una città che si chiama Altur, da cui c'è la strada
principale normale usato nel Medioevo per andare al monastero di Santa Caterina. E come si chiamano le isole qua davanti? Che vedete? Le isole di Tiran. Se voi andate a Ras, a Sharm el Sheikh, vi fanno fare la gita alle isole di Tiran. Invece i naviganti che venivano dalla zona di Madras si chiamavano Maya. Avevano come dio la dea Maya, o il dio Maya, i tirani avevano come dio Siva, Shiva, Sefon, che diventa Sharvya, ad esempio nel Kabulistan. E c'era un tempio, Baal Sefon, un tempio dedicato a Shiva. Qui sono altre... vedete Nuweiba in una mappa moderna. Ecco, questa è Nuweiba dall'alto. Mosè probabilmente è entrato dallo Wadi che vedete al centro, che io ho avuto occasione di seguire per 20 km un anno fa circa, quando sono stato nel Sinai. Con me c'era il figlio del capo dei Beduini, che era anche un senatore. Mi ha detto che di solito nessuno andava lì perché nessuno voleva andarci, non sapeva cosa significasse. E quando gli ho parlato della mia teoria di Mosè che ha seguito le coste del Sinai, si è messo a ridere perché mi ha detto che è quello che i Beduini hanno sempre saputo. Però noi abbiamo studiosi che vanno in Egitto di qua di là che mai chiederanno un'informazione ai Beduini. Ad esempio, io conosco Castelli Gattinara, che sarà stato 15 volte presso i Berberi. E quando gli ho detto che i berberi hanno la tradizione di venire dalla terra di Canaan, da cui fuggirono per evitare di essere sterminati da Giosuè, lui non lo sapeva. Ma questo sta nei libri di 1000 anni fa degli scrittori arabi. Ma mi è capitato di fare questa domanda a una ragazza al mercato in cui c'è la frutta e la verdura la vendevano dei berberi, e lei mi ha detto che nel suo villaggio tutti lo sanno. Quindi ci sono informazioni trasferiti a livello non accademico che sono ignorate dagli accademici. Questo è il fiume Aider, la regione del fiume Aider, che era importante il fiume Aider perché allora era collegato con il fiume Schlei. Perché allora? Perché tutta questa regione dell'Europa del Nord ha subito un fenomeno di abbassamento quando c'erano i ghiacci, e adesso risale, quindi 3500 anni fa era molto più bassa e questi due fiumi erano collegati. Ho la datazione di Fetonte, che per me è la datazione dell'Esodo, segue da tutta una serie di considerazioni, ma io credo che la Bibbia nella versione Septuaginta, in cui la cronologia è molto diversa da quella della versione masoretica, che per motivi politici è quella che distribuiscono tutti, e solo da pochissimo la versione Septuaginta è disponibile in italiano, è stato il lavoro finale di Moraldi, è 480 anni prima che Salomone iniziò la costruzione del Tempio, che è una data che viene accettata, 967-1447. In questo periodo abbiamo almeno 3 discontinuità geologiche in Groenlandia e a livello dendrocronologico. Bene, adesso torniamo indietro all'epoca di Abramo. Abramo è vissuto 170 anni, mi pare 30 meno di Giove, che era suo contemporaneo. Voi sapete che poveretto ha perso la moglie Sara quando aveva 150 anni, lei 140, e per consolarsi si è messo con la giovane serva di Sara, che è Turà, da cui ha avuto 6 figli. Bene, in questo periodo, verso il 1950 a.C., voi conoscete la storia di Lot e i suoi amici che fuggono da Sodoma, perché i sodomiti, era un tempo precedente a quello delle leggi prossime venture a loro favore, e commettevano azioni che erano anche non sempre piacevoli, soprattutto se le commettevano nei confronti di angeli. Vabbè, allora, Lot se ne va perché ha l'idea che succede qualcosa, portando con sé
e con lui c'è la moglie, e si rifugia in un villaggio dove poi ci sta alcuni giorni. La moglie sta dietro, non cammina velocemente come lui. Non poteva stare davanti in ogni caso, perché voi sapete che uno dei più gravi peccati per gli ebrei è camminare dietro una donna. Quando Mosè solleva la pietra che copre il pozzo per dare l'acqua a Sefirà, lei gli dice: vieni da mio padre, dietro, e si avvia, e lui dice: no, ma camminami dietro, non posso camminare dietro te perché non posso vedere le tue forme. E forse voi saprete qual è il più grave peccato secondo il Talmud. Per il Talmud, se voi andate alla Ghemna, dopo un po' scontate i peccati. Però ce n'è uno che non è mai scontabile, che è guardare un fiume camminando dietro una donna. Bene, allora lei gli stava dietro, come lui gli aveva anche ordinato, magari camminava male, magari anche un po' sorda, e non sente il rumore che probabilmente arriva di un oggetto tungusco che sta per arrivare. Un mini tungusco, questo oggetto esplode, lei è colpita dalle radiazioni, che hanno due effetti, uno è disidratare il corpo e l'altro sterilizzarlo. Poi l'esplosione avviene in prossimità del Mar Morto, che è pieno di sale, viene emesso dei vapori ricchi di sale che si formano sul suo corpo. Dopo qualche giorno, terminata la paura, Lot esce, va vicino al corpo della moglie e vede che è dura, che non c'è inizio di putrefazione ed è coperta di sale, e giudica è stata trasformata in una statua di sale. Conclusione: è come una statua di sale, ma un fenomeno naturale di tipo raro. Fra l'altro la notizia girò a lungo, perché sappiamo che Giuseppe, figlio di Giacobbe, quando era visir, fece una spedizione per vedere se c'era ancora, e c'era ancora intatta. Beh, qualcuno ha anche proposto che Paolo, sulla via di Damasco, quella luce che vedi sia stato un fenomeno di questo tipo, che lo abbia temporaneamente accecato, eccetera. Perché questi fenomeni sono anche collegati con radiazioni particolari che possono attivare delle visioni, delle allucinazioni. Bene, non so se posso continuare. Comunque, su questo scriverò un articolo. Da un po' di tempo sto associando una serie di fatti all'oggetto che i greci chiamano tifone, che esplode, si frantuma, esplode in varie parti, in Sicilia, in Libano, ma soprattutto nella costa nord del Sinai, nella zona del lago Serbonide, e dove poi fu costruita la città di Avaris, che a volte venne chiamata proprio tifone. È un evento super tungusca che ha generato un diluvio, il diluvio di Ogige, datato da molti, da Varrone ed altri, a 600 anni prima di Deucalione. Siamo verso il 2050 avanti Cristo. Bene, la mia ipotesi di lavoro è che questa esplosione distrugga le tre, se non le quattro, grandi civiltà del terzo millennio. Quella del Regno Antico, la cui durata è totalmente ignota, perché questo diluvio di Ogige, come successivamente, invade il Delta. E vabbè, magari ci sono sacerdoti e altri che se ne stanno tranquilli a grande distanza, però chi è che fa da mangiare? I contadini devono pagare un sacco di tasse di qua di là, eccetera. Poi distrugge l'impero di Sargon, in cui erano state costruite in particolare Babilonia e Ninive, non le successive che sono piccole, ma quelle antiche che erano molto più grandi. Inoltre distrugge l'impero della civiltà dell'Indus Sarasvati. Come? Siamo lontani, ma il terremoto destabilizza gli idrati di metano che si trovano lungo le coste del Baluchistan, che si chiama Makran, e del Pakistan. Abbiamo un testimone, che è Giobbe. Il libro di Giobbe, che aspetti misteriosi, si interpreta chiaramente in questo contesto. Giobbe dice che esiste un animale mostruoso, il Behemoth, è l'oggetto che lui vedeva girare attorno alla Terra.
Poi esiste un animale mostruoso che nasce dalle acque, il Leviatano, e questo è lo tsunami, è il fronte dello tsunami che ha una forma di parete, che viene visto arrivare come un serpente di acqua. Poi il suo bestiame e servitori sono inceneriti, probabilissimo, perché lui molto sicuro probabilmente era Giaffa, che si chiamava Gioppe una volta, che era un posto molto speciale sulla cima di una collinetta, e la temperatura a cui arriva l'onda atmosferica sarà stata di 700 gradi, muoiono i figli e, vabbè, e lui sopravvive. Perché? Pozzo di Giobbe. Giobbe, forse non era intervenuta Equitalia di allora, non aveva pagato le tasse e si trovava nella tipica prigione di allora, in fondo a una cisterna o a un pozzo. Se passa un'onda della durata di qualche secondo, anche qualche minuto, a 700 gradi, voi siete in fondo a un pozzo, la temperatura in fondo al pozzo non cambia, lui si salva. Il terremoto fa crollare le pareti del pozzo e lui può uscire e vedere le cose che ci sono. Mi pare il freddo. Voglio terminare con la storia della torre di Babele. Fu costruita, dice la Bibbia, da Nimrod. Ora c'è una serie di argomenti che dicono che Nimrod è il nino di uno dei più grandi storici di ogni tempo, che è un siciliano, che ha scritto un'opera che non ci è arrivata completa e che è ricchissima di informazione, in cui Nino viene posto 1300 anni prima di Sardanapolo. Non può essere il Nino di cui parla Pettinato, che è dell'800 a.C. Andiamo verso il 2000 qualcosa. E questo personaggio è Sargon il Grande. Ma Sargon non è un nome di persona, è un titolo. Sara vuol dire signore, Sara vuol dire signore, e Gon pare che voglia dire, no, non sono sicuro, che non può essere buttato giù, fortissimo, eccetera. Quindi lui probabilmente non aveva conquistato l'Egitto, aveva visto le piramidi e, ritenendosi superiore a Cheope, ne voleva costruire una torre più alta, forse 360 cubiti, 180 metri. Però era molto più difficile lì, perché a Babilonia non ci sono pietre, bisogna portarle da 200 km dalle montagne, quindi ci lavoravano 700.000 persone. Bene, ora cosa succede quando Tifone passa sopra questa torre? Ci sono tre effetti, due ovvi. Il primo ovvio è che una compressione dell'atmosfera, chi era lì a lavorare ha i timpani rovinati. Poi un suono molto forte, e al di sopra di un certo numero di decibel le cellule ciliali del nervo acustico si rovinano, cosa che vi capita se ascoltate Grillo per più di 7 ore di seguito. Poi probabilmente effetti elettromagnetici. In definitiva, coloro che sopravvivono non si capiscono più fra di loro, non capiscono gli ordini dei capi, quali si saranno messi al sicuro sentendo il rumore dell'oggetto che veniva, e quindi quelli pensano che abbiano cambiato lingua e probabilmente sono diventati semplicemente sordi. Bene, direi che la zona in cui c'è stato l'impatto si trova un po' a est del lago Avaris. Qui voi vedete la civiltà egizia, quella del Lindo e quella Sargonide. Ce ne sarebbe una quarta che si trova nella regione del Turkmenistan, del Tagikistan, che è stata poco studiata, ma ci sono città di 100 km quadrati di estensione. Questa è la sono i due fiumi. Il fiume Sarasvati, a seguito di questa destabilizzazione di metano, si ha una bolla di metano, di aria enorme, che provoca uno tsunami che penetra nel Sindh, nella pianura, e probabilmente deposita del materiale nella Sarasvati. Ecco, sulle piramidi è un mistero che taccio su altre cose, e vabbè, direi che posso fermarmi qua. Grazie Emilio, come sempre molto molto interessante. Bene.